Massimiliano Blondei, lei è stato startup per ante litteram, ma adesso la startup è un po' nel gergo comune entrato, no? Il termine startup. Ecco, un consiglio da dare ai giovani che vogliano appunto concretizzare una loro idea imprenditoriale, un'idea innovativa. Io 10 anni fa, come lei ha ricordato, ho aperto una startup e so bene quanto è stato difficile andare avanti e consentire di imporsi sul mercato. È una strada tutta in salita, ma è una strada entusiasmante. Quindi io la consiglio a tutti, ma di farla con prudenza. Non mi va di dire che sarà tutto facile e sarà necessario soltanto avere grinta e impegno. Ci vuole anche tanto studio. Io ricordo sempre che il giorno che sono andato dal notaio ad aprire l'impresa, pochi giorni dopo ero già in università a studiare come si poteva amministrare un'impresa, perché mi ero reso conto che avevo tanta grinta, tanta voglia di fare, ma forse alcune competenze che servivano a un buon amministratore ancora non le possedevo tutte. E devo dire che attraverso l'università ho imparato tanto e tanti rischi li ho evitati. Ecco, ma rispetto a 10 anni fa, lei pensa che siano aumentate le difficoltà? Io direi che sono sicuramente raddoppiate. Io l'ho visto sulla mia pelle in quanto io ho svolto prima di aprire un'impresa un'attività a partita IVA. Nel 2000 io ricordo benissimo che tutto cresceva e ovunque tu andassi a parlare di fare una cosa nuova si strappavano contratti a mani basse. Già nel 2005, quando ho trasformato la mia attività a partita IVA in impresa, era tutto più difficile e quindi quando andavi a parlare con gli imprenditori di nuovi servizi, nuovi progetti, già le cose si erano complicate parecchio. Oggi come oggi, se non hai una credibilità, se non hai una solidità, è molto difficile essere presi in considerazione. Quindi bisogna avere dei bei progetti, ma averli bene chiari in mente, ben strutturati, che siano utili e che soprattutto facciano fare utili anche a chi li propone. E forse anche non pensare di far da soli, di agire da soli, forse Assolutamente. scambiare le idee con qualcun altro e cercare di concretizzarle. Assolutamente, anche questo è nelle mie corde, in quanto io ho deciso di aprire l'impresa dopo aver conosciuto Flavio Tonetto, che era un potenziale imprenditore che come me aveva la partita IVA e aveva deciso di fare il grande passo di aprire una nuova impresa. Anche lui aveva alle spalle un'attività professionale in proprio e quando ci siamo conosciuti abbiamo capito che uniti si vince, che se mettevamo insieme le nostre professionalità eravamo più forti e proprio per questo abbiamo cambiato la nostra società Sinergia, Unione di più forze e questo lo abbiamo sempre imparato continuamente, uniti si vince. Il cambiamento, la svolta, nella sua vita, qual è stata? La scelta, diciamo. La scelta più importante è stata mettere al mondo dei figli, oltre ad aprire l'impresa, quindi direi assolutamente le due sfide più importanti. Io considero Sinergia il mio terzo figlio, quindi ho 2 figli e quelli sono una sfida veramente tutti i giorni che si rinnova, ma direi che il terzo figlio è aver aperto un'impresa, è una sfida veramente importante. Io lo considero il mio terzo figlio anche perché è attraverso le imprese che io posso sperare di lasciare qualcosa ai miei figli, perché le imprese sono alla base del benessere della nostra società. Il cambiamento auspicato invece in questo momento di grave crisi economica, dal suo punto di vista, che cosa cambiare subito? A me piacerebbe far uscire tutti dalla propria area di comfort senza spaventarli. Io mi sono accorto che lessi il libro di Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve, nel 2007 e quel libro mi confermava tutti gli scenari peggiori che di lì a poco si sarebbero prospettati. Ma io non mi sono lasciato spaventare da quello scenario, ho capito che era necessario cambiare, rimettermi in gioco, uscire dall'area di comfort. La cosa invece che ho trovato più difficile è far capire a tutti quelli che mi stavano intorno che oramai i tempi erano cambiati, bisognava rimboccarsi le maniche, però senza spaventarli, fargli capire che rimettersi in gioco, ritirarsi sulle maniche, lavorare di olio di gomito sarebbe stata un'esperienza fantastica, emozionante e che però in qualche modo doveva portare un maggior rinnovato forza e orgoglio personale per cercare di vincere le difficoltà che oggi poi si sono concretizzate. A livello locale, la prima cosa che cambierebbe se fosse un amministratore pubblico?
cercherei di favorire l'apertura di nuove imprese. E sembra un po' retorico, oramai è una cosa che sentiamo dire tanto spesso a livello nazionale, però è realmente vero, il benessere si basa sulla fondazione di nuove imprese e il lavoro autonomo. Poi non tutti possono farlo, perché per fare questo tipo di attività ci vuole veramente qualche competenza in più rispetto alla media. Però più imprenditori noi mettiamo in gioco, più partita IVA mettiamo in gioco, più scopriremo che il nostro paese è un paese forte e competitivo e ci saranno le tasse per poter pagare tutti i servizi per chi magari ha un po' meno competenze e ha bisogno di un po' più di tutela. Questa crisi lascia molti capannoni industriali vuoti. Come si potranno ripopolare? Soltanto inserendo nelle imprese che sono rimaste, che hanno resistito allo shock, di nuove idee.